Il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha presieduto a Castel San Giovanni le celebrazioni per il 25° anniversario dalla morte del porporato castellano Agostino Casaroli. Il mio illustre predecessore, lo ha definito Parolin, che prima di presiedere la messa si è intrattenuto con i parrocchiani. Durante l'omelia Parolin ha ricordato Casaroli, fine diplomatico, instancabile fautore dell'apertura verso i paesi dell'Est, all'epoca della contrapposizione tra blocchi. Erano i tempi della guerra fredda, erano i tempi della contrapposizione tra blocchi, erano i tempi in cui la Chiesa soffriva, soprattutto nei paesi oltre la cortina di ferro. Eppure lui, ecco, con una fede incrollabile, come ho sottolineato nell'omelia, una fiducia incrollabile nella provvidenza, ha cercato appunto di costruire cammini di pace, cammini di intesa, cammini di riconciliazione. Non c'è chi non veda che oggi dobbiamo ripercorrere le stesse strade per ricucire le drammatiche lacerazioni che caratterizzano il nostro mondo, una guerra in corso che non pensavamo mai sarebbe potuto capitare nella nostra Europa e tanti conflitti nel mondo. La funzione religiosa è stata anticipata da un convegno a Villa Braghieri, dove è stato presentato un progetto, coordinato dall'Università Cattolica, di cammino sulle orme del cardinale. Nell'ambito soprattutto della vita del cardinal Casaroli abbiamo identificato un possibile cammino religioso che passa da Castel San Giovanni, arriva nella città di Piacenza e poi lungo la Val Nure si sposta verso il seminario di Bedonia in provincia di Parma. Ed è un percorso che appunto racconta i principali luoghi di carattere storico e culturale che hanno raccontato la vita del cardinale, dagli studi liceali fino alla presa in carico del sacerdozio e degli studi seminariali. Il cammino si inserisce nel parco ecclesiale che ambisce a comprendere tutti i luoghi simbolo legati ai sette cardinali piacentini. Sicuramente la vita, ripercorrere le orme di questi sette cardinali può essere un ottimo strumento per dare valorizzazione anche a quello che è il turismo religioso, ma non solo. Quindi pensiamo per esempio all'esperienza del turismo lento, dei cammini, questo fenomeno sociale che si sta ampiamente affermando e sulla quale l'attenzione è veramente molto alta. Gli ultimi interventi del Ministero ce lo dicono chiaramente. Quindi il ripercorrere le loro vite, la loro attività è un modo per appunto dare risalto a quello che poi siamo noi. Durante il convegno è stata ricordata la capacità di Casaroli di dialogare con i grandi della terra senza dimenticare i deboli. Aggiungerei anche la sua capacità, la sua grande umanità, che è un tema che è poco conosciuto, ma che proprio qui a Piacenza e a Castello, invece, coloro che sono stati i suoi concittadini, lo ricordano molto bene. A fine giornata è stata siglata una bozza di intenti tra diocesi, provincia di Parma e Piacenza e Opera Pia Alberoni per l'attuazione del progetto Terra dei Cardinali.